Allora cominciamo. Buon pomeriggio. Benvenuti tutti. Sta per entrare, poi daremo il nostro caloroso benvenuto al prof. Vincenzo Schettini, che non soltanto spopola sul web, vista la partecipazione e la richiesta che è pervenuta anche da persone al di fuori del mondo scolastico, incanta le platee anche in presenza. Vorremmo tutti avere, noi prof. Schettini, io come dirigente, i docenti come collega e gli studenti come prof. Ce ne fossero, anzi, devo dire, speriamo che faccia proseliti, no? Che possa anche il suo intervento essere una formazione per i docenti, in modo da dare degli input su metodologie coinvolgenti, accattivanti. Mi viene, no, anche un po' di pensare, ci stavo pensando proprio prima a quella famosa frase di Confucio, no? Che dice: se fai il lavoro che ti piace, non lavori neanche per un giorno. Diciamo che possiamo mutuare quel concetto anche in questo ambito. Se hai il docente che ti fa amare la disciplina, in questo caso non solo la fisica, che ben vengano gli Schettini anche di altre discipline, dell'economia aziendale, dell'inglese, però se hai un docente che ti fa amare la disciplina, non possiamo dire non studierà neanche per un giorno, se no passa il messaggio che la dirigente ha detto che non bisogna studiare. Bisogna studiare però con passione, con interesse e soprattutto con curiosità. Quindi ci vuole un docente che accenda l'entusiasmo e che sviluppi il piacere dell'apprendimento. Facciamo un applauso al super prof Vincenzo Schettini. Buonasera. Ciao Bonfini di Manduria! Grazie, grazie mille. Quanto entusiasmo per un professore, e chi l'avrebbe mai detto? Cioè, pazzesco. Tu proseguiti, vogliamo che tu sia contagioso, che i nostri docenti siano tutti come te, così abbiamo tutti studenti felici. Sono contento, grazie. Cioè, io sono scioccato ogni volta, vi giuro, non riesco ad abituarmi a tutto questo affetto, a questo successo, a questa riconoscenza, perché poi alla fine, voglio dire, voi sono anni che mi scrivete messaggi, no? Che mi dite grazie per quello che lei fa, per i voti che sono magari migliorati, non so, per aver finalmente compreso la fisica. Poi io niente, vi ringrazio per essere qua. E chiaramente voi lo sapete, io non sono qua soltanto per incontrarvi, ma anche per parlare di forse il progetto più bello che un professore che ha creduto nel web ha potuto realizzare in questi ultimi anni, in quest'ultimo anno, cioè il libro La fisica che ci piace. Perché io ho sempre creduto al potere della scrittura, sempre. E il fatto che io faccia fisica in rete non significa che io ripudi quella che è la didattica tradizionale, perché leggere apre la tua mente, ti fa diventare una persona creativa, critica, ti rende migliore, ti fa capire meglio quello che ti circonda. E perché no? Magari ti viene il pricio di scrivere a te qualcos'altro, perché ci vogliono nuovi scrittori. Mi sono felice che questa operazione sia venuta bene, quella di passare dal web al libro, perché pare proprio che questo libro piaccia tanto, tanto, tanto. Io sono molto felice, veramente tanto. Qui poi però sono per dirvi
brevissimissimamente di che cosa parla questo libro e poi dopodiché, ragazzi, di dedicarmi a voi. Io non so qui per far, mi siedo qua e faccio la conferenza e vi dico allora no, non sono qua per fare questo. Io sono qua solo per dirvi che è un libro che vi travolgerà di emozioni, questo della fisica che ci piace, esattamente come è accaduto per i video, e che è un libro che parla della fisica dall'equilibrio, le forze, primo capitolo, per poi passare ai moti, secondo capitolo, per poi passare all'energia, terzo, alle onde, anche quelle sonore, e quindi alla musica, perché io sono musicista, quarto capitolo, alle onde elettromagnetiche, al campo elettromagnetico, quindi alla rivoluzione della tecnologia, quinto capitolo. E qui si dovrebbe chiudere il programma di fisica, perché praticamente di solito alle scuole superiori si arriva là, si arriva alla legge delle correnti indotte, stop, finito, le onde elettromagnetiche. Io sono andato oltre, preso dalla voglia di raccontare tre ambiti della fisica che di solito sono sconosciuti o comunque che incuriosiscono. Il sesto capitolo, la meccanica quantistica, quindi il mondo del subatomico. Settimo capitolo, la relatività generale, il cosmo, e quindi la visione del grande Einstein sull'universo. E l'ultimo capitolo, la fisica del futuro, cioè la fisica che noi studiamo a scuola, nei laboratori, che si fa nel 2023, cioè cosa si fa oggi nei grandi laboratori nel mondo, che tipo di sfide alla scienza, è l'ottavo, è l'ultimo. Quindi veramente mi sono fatto una carrellata, qualcuno mi aveva detto, dice, dividi, fai metà, l'altra metà la fai sul secondo libro. Io no, facciamo tutti insieme, come lo scemo, potevo dividere, forse era meglio, perché invece l'ho raccontata tutta. Quindi vabbè, però per dirvi, ho voluto abbracciare tutto quello che la fisica racconta in un unico libro. E c'è una cosa in più in questo libro, ci sono io, ci sono dei passaggi della mia vita che vengono raccontati attraverso la fisica, no? Ci sono i miei amici in questo libro, c'è la mia famiglia in questo libro, ci sono i miei nipotini, le mie nipotine in questo libro. Però attenzione, ogni personaggio è funzionale a raccontare la fisica, cioè non è che io te parlo di mio fratello così, te parlo di mio fratello quando lui mi mandava i WhatsApp e diceva com'è stato bello stare insieme in Spagna, a Madrid, facciamolo di nuovo perché Giulia e Alma hanno bisogno di te. E lì c'era lo scambio di messaggi e io ti spiego come funziona il telefonino, quindi la fisica del telefonino. Insomma, hashtag tanta roba. Perché? Poi ovviamente io, quando sono venuto fuori con questo libro, io che ne sapevo come l'avrebbero preso le persone, potevano pure criticarlo, dire noioso, è brutto, che ne so io. Invece le recensioni su questo libro sono altissime. Prima grande conferma, e io non sapevo come sarebbe andata. Seconda grande conferma, 10 giorni fa è arrivata una notizia bellissima. Questo libro ha vinto il premio letterario Elsa Morante, ragazzi, esperienze. E allora voi dovete saperlo, io dovunque vado c'è una cosa che faccio, è vero che parlo della fisica che ci piace, ma porto alto il nome della Puglia. E diciamolo, il nome della Puglia deve essere alto. Bene, stop, finito. Adesso la parola passa a voi, ai docenti, agli studenti. Fatemi delle domande. Tema delle domande di fisica, benissimo.
di social, benissimo. Curiosità che mi volete chiedere, benissimo, non ci sono problemi, fatemi delle domande, sennò è brutto. Cioè sono qua per fare il monologo, non mi piace. C'è un microfono volante per caso che può girare? Questo puoi vedere, magari puoi far girare tu, ti dispiace. Allora alzate la mano, chiedetemi quello che volete, non vi vergognate. Ma mi posso sedere? Vai, attenzione, attenzione. Com'è nata l'idea di passare da insegnante anche sui social? Ok, perfetto. Allora, ti chiami? Camilla. Allora, Camilla, ovviamente io appartengo ad un'altra generazione. Puoi sederti, ti ringrazio per la domanda. Io appartengo ad un'altra generazione, cioè a quella della televisione. Attraverso la televisione ho capito che chiunque era lì aveva un palco privilegiato per raccontare qualcosa. Gente scelta da autori televisivi, casting, eccetera, eccetera. Pensa a un nome su tutti che ha fatto la cultura in Italia, il grande, naturalmente compianto, Piero Angela. Ma non è solo lui, ci sono tanti volti, no, della divulgazione. Quando ho scoperto i social, mi sono reso conto immediatamente, cioè ho capito che i social sarebbero stati la TV del futuro, che noi saremmo stati tutti lì, con questa testa piegata, con la componente perpendicolare della forza peso della testa. Quindi l'ho capita subito questa cosa. E invece di usare i social per raccontare la vita mia, fare dei post su di me, eccetera, eccetera, ho pensato, siccome gli studenti piaceva il mio modo di fare lezione, ho detto, sai che c'è? Provo a fare qualche lezione su YouTube. Così è nata. Quindi è nata un po' perché poi ho visto che si popolava la chat, aumentavano le persone che di settimana in settimana si collegavano. E dicevano, bravo, professore, bravo, bravo. Vedevo che rispondeva alle domande. Allora ho detto, ma questa è una cosa bellissima, questa è bellissima. E di lì ho continuato, poi ho aperto Instagram, poi gli studenti mi hanno detto, prof, cioè TikTok, e che è TikTok? No, è TikTok, ho aperto TikTok, e lì, e là. Cioè piano, poi tu cominci a guardarti intorno e a conoscere. Ti posso assicurare che come te la sto raccontando sembra semplice, in realtà la rete ha dei meccanismi tutti suoi che devi comprendere con l'esperienza. Faccio un esempio stupido: io quando mi faccio i selfie, mi chiedete i selfie, io la prima cosa che faccio girare chi sta facendo il selfie con la luce a favore, perché sennò vengo scuro. Io questa cosa l'ho imparata perché quando faccio le live ho 2000 watt di luce sparata addosso, non si vede durante le live, ho un microfono, non si vede, ma c'è il suono, la luce, sono elementi importanti quando devi seguire una lezione, se no prendi e spegni. Quindi piano piano poi ho imparato da altri youtubers, ho imparato dai tiktokers, cioè ho studiato un po' come poter migliorare, ma fondamentalmente quello che mi è successo, sai che così era fin dall'inizio, che mi diverto, cioè mi piace. Io quando faccio una live, madonna, c'è bello. Sì, è bello, perché tu vedi, anche quando per esempio mi capita che qualcuno mi dice qualcosa di brutto, non mi fa un effetto brutto, cioè non ci penso. Penso che sia democratico, che non dobbiamo per forza pensare tutti bene di tutti, cioè chi se ne frega, voglio dire, può succedere che uno, tu, io scrivi sta cosa qua e ciao, però mi diverto assai. A proposito, volevo dire una cosa che mi sto dimenticando ogni destra e sinistra. Voi ci avete tutti il telefonino, è vero? Non ci avete il telefonino? Ok, qui si può... c'è qualcuno che può andare al computer a far vedere una cosa? Va Giacomo, aspetta, sta andando Giacomo, un attimo solo. Vi faccio vedere una cosa tra un minuto, prendo un'altra domanda e poi vi faccio vedere quello che io voglio far vedere. Domanda.
Da dove è nata la tua passione per la fisica? La mia passione per la fisica? Allora, praticamente io facevo le scuole elementari, guardavo i film di fantascienza ed ero catturato dai film di fantascienza completamente. Quello mi ha un po' preso la testa. Quando ho cominciato a studiare fisica, mi sono accorto che quella sarebbe stata la materia che mi avrebbe spiegato la fantascienza, la tecnologia, il futuro. Io sono sempre stato attratto dall'idea del futuro, anche se Sant'Agostino diceva il tempo non esiste, però il futuro mi affascina. Dico, Sant'Agostino, tu dici che il futuro non esiste? Vabbè, però a me mi affascina, mi piace, bravo, mi piace. Quindi per questo è nata, grazie. Stai cercando? Sì, sì, vai, domanda, dimmi. Ti sentiamo, sì. Nome della collega? Maria Pia. Allora intanto grazie, perché io gradisco sempre di sentire i colleghi, perché ovviamente io faccio sempre parte del mondo della scuola, anche se in part time, ma io continuo a insegnare, no? Come voi sapete. Penso che c'è un problema. Quando io dovevo cominciare a insegnare e ho preso a fisica la specializzazione in didattica e divulgazione, mi dicevano: è riduttivo fare l'insegnante, come ti laurei in fisica e fai l'insegnante. Quando ho cominciato ad emergere come insegnante mi hanno detto: sei sprecato come insegnante perché sei troppo. Allora io penso che o sono io che ho sbagliato mestiere, ma non ci posso credere, Maria Pia, perché mi piace assai, oppure che c'è tanta altra gente che in silenzio, senza avere 2 milioni di followers, riesce a fare lezione affascinando i suoi studenti diversamente rispetto a me, cioè con uno stile completamente differente, ma non appare, cioè non si evidenzia questa cosa. E questo è un dibattito che è online, perché molti scrivono: ma ce ne sono tanti di schettini in giro, solo che non si fanno belli a farsi video. Allora, io non mi faccio bello a farmi video, a me piace fare la didattica attraverso i video, che è diverso, e sono d'accordo che ci sono tanti altri insegnanti che sono affascinanti come me. C'è un problema però, che ci sono, sarei d'accordo con me, tanti altri insegnanti che sono rimasti ancorati ad uno stile di insegnamento del 702. Nel 2023 non puoi più insegnare come nel 1702, perché sono cambiati in 20 anni, tutto è completamente accelerato. A proposito di accelerazione, cioè i social hanno accelerato il processo di apprendimento. Che vuol dire apprendere? Cosa vuol dire apprendere? Vuol dire per forza studiare? Studiare da un libro? No. Apprendere vuol dire guardare una cosa e capire come funziona quella cosa, capirne i meccanismi. Questo è l'apprendimento. I social inevitabilmente, purtroppo, stanno mettendo in crisi il sistema scolastico, perché ci accorgiamo che un ragazzino di 16 anni è capace di insegnare meglio una cosa rispetto a un docente. Perché? Perché quel ragazzino quell'argomento l'ha fatto proprio e lo sa portare all'attenzione di chi lo ascolta. Einstein diceva: una cosa, se l'hai veramente capita, allora la sai spiegare. Il problema è che nell'apprendimento del 702 l'avevi capito o non l'avevi capito, quella è una minestra, o ti mangiavi quella finestra o ti buttavi dalla finestra. Adesso non è così, ora c'è la scelta. Quindi
tutti stiamo aprendo gli occhi davanti a questa scelta e noi insegnanti dobbiamo metterci in discussione. Permettetemi, come un po' tutti nel proprio mestiere, cioè è quella la bellezza. Quindi credo che ci sia una parte degli insegnanti che stia soffrendo perché dici, ma vedono Big Two, stavamo così bene quando stavamo così bene, cioè capito? Mentre un'altra parte degli insegnanti dice, ah, finalmente a scuola io posso decidere di insegnare in un'altra maniera, prendendomi la responsabilità di insegnare diversamente, perché sono io il professore, non è la preside, la professoressa che insegna, io sono il professore. Quindi sono convinto che ci sono queste due categorie in questo momento, una in crisi e una che fa, che si ispira. Tu lo sai che io quante volte mi ispiro alle cose che mi raccontate i colleghi? La voglia quante volte, e le racconto pure, le racconto perché io stesso no, capisco che ci sono delle cose che magari io non ho fatto. Stai facendo? Non funziona? Allora facciamo vedere. Allora scusate, guardate, questa è una cosa importante. Che cos'è? I ragazzi dovrebbero dire, ah, sì, no, a Manduria non conoscete il web? Anche io, ma che ne so, io siccome eravate rimasti un poco. Allora, ci sono gli awards di Webbo, scorri già, lo fai vedere. Fra gli awards di Webbo nella categoria Out of Drama, io sono stato nominato. Quindi vi prego ragazzi, votate per me. Yeah. Questo per dirti, Maria Pia, per dirti, no, quando tu poi riesci proprio ad uscire fuori dal personaggio, in questo caso qui sono tutti creators che hanno l'età media di 18 anni e mezzo, sono io che non c'entro niente. Vabbè, la categoria è Out of Drama, questa qua. Se potete dal cellulare, se potete farlo ora, fatelo, andate in Out of Drama e votate per me, così insomma facciamo vincere la Puglia, ho capito, sempre per la Puglia. Grazie. Vabbè, vai, domande. Sì. Buonasera. Ciao. Da quando ha avuto successo sul mondo dei social, ha avuto un riscontro positivo o negativo con i suoi alunni in classe? Allora, sicuramente positivo. Nel senso che i miei studenti, comunque, io insegnando in part time insegno loro lunedì e martedì, sono contenti. Diciamo, la differenza è che ora alla fine della lezione quasi sempre viene uno studente, mi porta un libro da firmare, magari non è proprio, è il libro della zia, dello zio, della nonna, della mamma, di un fratello, di un cugino, di un nipote, oppure mi chiedono un selfie. Ecco, questa è la differenza tra ora e prima. Però io insegno normalmente a questi ragazzi, cioè chiaramente poi ti rendi conto, sono abituati a vedermi, voi mi state vedendo oggi per la prima volta. Se io venissi qua ogni giorno, dopo due settimane vi abituereste alla mia presenza, cioè è normale, non è come lavorare per Buckingham Palace, non so, lavori quando stava la regina Elisabetta, la guardi il primo giorno, la regina Elisabetta, ma non è vera, secondo giorno, che bello, come sono fortunato, poi una settimana dopo, Elisabetta, così, ecco. Però è bello, continua a essere bellissimo il rapporto con loro, sempre. Chiaramente solo con le prime, quando io entro nella prima, il primo giorno di scuola, mezz'ora stanno così e poi parlano fra di lui, ma è veramente lui? È veramente lui, e ci credono per il primo giorno. Vai. Domande. Di là ce n'è una. Mi piacerebbe anche una domanda di fisica, è una curiosità, insomma, certe volte ci sono domande un po' strane che mi fate. Avete tanta fantasia. Vai. In classe guardiamo spesso i vostri video, no?
mi è rimasto impressa un esempio riguardo una discoteca, no? Inerente al video dell'induzione della polarizzazione. Ma queste idee come nascono? Allora, questa è bella, Sara. Come ti chiami? Loris. Ok, nome particolare. L'esempio della discoteca per spiegare l'induzione elettrica. Allora, lo faccio perché molti di voi magari non lo conoscono. Quando avete un materiale conduttore, nel materiale conduttore le cariche sono libere di muoversi. Il materiale normalmente è neutro, che vuol dire che cariche positive e negative sono più o meno mescolate, diciamo. Se voi avvicinate al materiale neutro un materiale carico, per esempio questo è carico positivamente, tutte le cariche negative, senza che tocchi, non devi toccare, tutte le cariche negative del materiale neutro si avvicinano verso questa parte, non si affacciano, si dice, e quindi il materiale è attratto. In realtà non si è caricato questo pezzo di materiale, semplicemente le cariche si sono mosse. Per spiegare questa cosa che lui ha chiesto, io faccio l'esempio della discoteca. Prendete una discoteca, attenzione, discoteca etero, ok? Etero, perché ci sono ragazzi a cui piacciono i ragazzi, ragazze a cui piacciono le ragazze. Prendiamo una discoteca in cui ai ragazzi piacciono le ragazze, alle ragazze piacciono i ragazzi. Perfetto, questo è l'esempio, mi serve questo esempio per forza. Mettete sti ragazzi e ragazze a ballare liberamente in questa discoteca, stanno ballando, si avvicinano alla porta di questa discoteca tante bellissime donne, tutti i ragazzi, discoteca etero, si spostano tutti quanti verso l'entrata perché vogliono vedere meglio queste donne, qui si spostano tutti qua e tutte le ragazze che stanno qua si incazzano. Che succede? Questa è l'induzione, te lo ricordi, no? Questa è l'induzione. Tu sai da chi gli ho preso l'esempio. Quando, no, senti sta cosa, poi dice, vedi che Maria Pia mi diceva, come si fa? Io questo esempio l'ho preso quando ho fatto tirocinio noi facciamo, dopo la specializzazione, facciamo qualche mese affiancando un altro professore, ok? Questo è il tirocinio. Io ho affiancato una professoressa, che era la professoressa Saracino, all'industriale, severissima, metteva dei voti bassissimi, non fiatava nessuno in classe, però quando spiegava la fisica era una poesia era la professoressa Saracino. E quella professoressa, che teneva 60 anni, faceva l'esempio con la discoteca. Ecco perché dico, non è essere come me, è semplicemente essere appassionati di quello che si dice. Perché quella, l'esempio della discoteca, sapeva che avrebbe catturato l'attenzione. E quello, vedi, non se l'è dimenticato mica l'esempio, si ricordava le induzioni. Quella era una professoressa completamente diversa da me. Se tu la vedevi accanto a me, dici, c'è che è su te? Che c'è? Non c'entra niente. Eppure appassionava i suoi ragazzi. Che poi metteva tutte e quattro e tre metteva, però le appassionava. Vedete quella cosa che dico, i voti non contano. Io lo dico che i voti non contano, perché quelli che sono usciti da quella professoressa, la fisica, la sanno, se la ricordano, l'hanno studiata. Quindi non è vero che uno deve essere bravo, o se è severo, non è... No, non è così. Uno è. E se quel è funziona, funziona, punto e basta. In English people say period, che vuol dire punto e basta, period in inglese vuol dire punto e basta, capito? Quindi capite che da chi l'ho preso quell'esempio io? Da una che era completamente diversa da me, ma io ero così affascinato da questa persona che ho detto, madonna mia. Mi viene un pensiero sulla Saracino. La Saracino era una fisica.
era una fisica, cioè non era laureata in matematica, non era laureata in ingegneria, era laureata in fisica. Ora, io non sto dicendo che i matematici e gli ingegneri non sanno insegnare la fisica, sto dicendo una cosa pacifica, che un laureato in fisica ha una appeal, ha un, non lo so, un'attrazione verso la materia che è diversa da chi si laurea in matematica che fa due esami di fisica solamente. Questa è la verità, cioè, perché chi si laurea in matematica sono i primi che quando hanno la cattedra di fisica dicono Madonna, me, Madonna, e perché? Io me lo ricordo la professoressa Mia. La professoressa Mia era laureata in matematica, da noi faceva solo matematica, in altre classi faceva fisica e ricordo che loro dicevano insomma, ma di matematica e pulito te ne andavi da quella, pulito. Io ho fatto l'esame di analisi 1 all'università così, in un attimo, perché mi aveva preparato come Dio comanda, però quello era un altro con cui non potevi respirare. Tu scusa? La Saracino era il dell'erba di Castellana Grotte e lì insegnava anche il marito Totaro, fisico pure lui, mentre io ho studiato a Monopoli al Curie. E la mia professoressa era la Napoletano, insegnava matematica. Prego, domande. Ce n'è una lì. Dici. Prova a parlare, vediamo se ti sentiamo, se non sei vicino a lì. Quanto la pandemia ha influito sulla diffusione dei video? Credo moltissimo. Mi sono accorto però di una impennata delle visualizzazioni non tanto durante i 3 mesi di lockdown, quanto durante, non so se vi ricordate, gli 8 mesi successivi. Vi ricordate che l'anno dopo siamo tornati un po' a scuola e poi hanno chiuso di nuovo tutto? Vi ricordate? Ecco, in quel momento io ho notato una vera impennata nei numeri. Però durante la pandemia sì tanto, perché qualcuno lo dice, molti professori lo dicono, cioè hanno utilizzato i miei video perché giustamente io rappresentavo una risorsa didattica affidabile, quindi sicuramente, sì. Cerco di essere breve quando la risposta è breve. Allora, in un mondo che ci vuole convincere del risultato facile, senza grossi sforzi, quanto conta invece l'impegno? Il nome della collega? Gabriella, ci siamo salutati prima. Gabriella non credeva che io fossi vero. Mi ha guardato, ha detto, ma allora sei vero? Come mi è successo durante, dicevo a Catania, io camminavo per strada, adesso per strada per me è molto difficile camminare, c'era questa ragazza, questa signora che mi ha guardato, ha fatto così. Sei uscito dal telefono. Io l'ho guardata, ho detto sì, perché la volevo far convincere che non ero vero. Vabbè, scusa. Dunque, dicevi una cosa importantissima. Sembra che il successo sia correlato al culo. Giusto per usare un francesismo. Mi dispiace deludervi, non è così. Il successo è correlato innanzitutto alla determinazione. La prima caratteristica, le persone determinate hanno possibilità di arrivare al successo, piuttosto che quelli che ci provano una volta e lasciano perdere. Prima possibilità. Ci abbiamo un gruppo di 100.000 persone. Fra queste 100.000, 5 sono determinate. Le altre 99.995, ciao a tutti, quelle 5 forse arriveranno qua. Ma, insomma, fra quelle 5, 2 sono preparate, oltre che determinate. Conoscono bene il campo nel quale vogliono avere successo. Da 5 diventano 2. Il successo è lì. Di quelle 2, una
conosce una sola lingua, l'altra ne conosce più di una. Quella che ne conosce più di una potrà raggiungere il successo dove cavolo vuole. Quindi attenzione, morale della favola, Gabriella, lo studio è alla base del fatto che tu voglia arrivare da qualche parte, cioè devi essere preparato in quello che fai, diventare un grande skater e fare le gare a livello mondiale significa essere preparato oltre che determinato, diventare un medico strapagato significa che devi essere preparato oltre che determinato, ma se conosci più di una lingua, anche solo l'inglese, perché a un certo punto hai realizzato che è importante parlare e non preoccuparsi di sbagliare. È importante comunicare e arrivare al fine per il quale si sta parlando e non dire quanti errori ho fatto. Se capisci quella cosa, allora tu hai 100.000 chance rispetto a un altro che conosce una lingua sola. Attenzione, questa è una cosa importante. Non sto dicendo studiate l'inglese che è importante, chissà quante volte l'hanno detto. Ecco, sto dicendo che l'Italia è fatta da 50 milioni di persone, la Cina da 1.200.000 persone. Se vuoi fare business fuori, vuoi fare lo skater, vuoi fare il medico, vuoi fare il ballerino, l'insegnante, il cantante, l'influencer, se conosci le lingue, anche solo l'inglese, tu hai molte più chance rispetto agli altri. E gli altri, ciao a tutti, li lasci dietro con la scia della polvere. Quindi questa è la domanda, la determinazione, la preparazione, la conoscenza della lingua inglese. Grazie Gabriella. E scusate per il gesto, ma in realtà questo gesto che è al centro di una piazza di Milano, la piazza della Borsa, questo si chiama, aspetta, c'è un nome questa scultura, al centro della piazza della Borsa di Milano c'è una mano così. La mano così sta a simboleggiare la capacità di essere centrati su se stessi. Io sono, io posso, io faccio. Perché ricordate che nella vita ci sono due categorie di persone: quelle che stanno a guardare, datemi un telefonino per favore, spento, grazie. Ci sono due categorie di persone nella vita: quelle che stanno a guardare tutto il giorno, e quelle che invece ciò che state guardando lo fanno. Lo fanno. I social, ricordate, i social sapete che servono? A tenervi là. A tenervi lì, vi devono tenere lì. Allora, finché state guardando delle lezioni, ma quanto rappresenta in percentuale una lezione di didattica rispetto a tutte le cagate che stanno sui social? Rappresentano 0,000000000000, puoi fare una lunga fila di zeri, 1%. Il problema è quello, non vi fate fregare, perché vi state drogando la mente, state deconcentrandovi e vi state togliendo la possibilità che un altro ragazzo invece si sta conquistando, che sta sui social, sta di meno, ma li usa a suo vantaggio. Occhio. Perché io sono il prodotto dei social, io sono qui per i social, è vero. Io sono qui per i social, questa cosa è verissima, ma come fai a parlare male dei social? Io non sto parlando male dei social, io sono il primo che ho detto che i social stanno partorendo tante bellissime idee, però state attenti, ecco, questa è solo l'unica cosa che dico. Che poi diventa una droga, non c'è niente da fare, lo dico io. Quanto ci abbiamo l'ultima, perfetto, poi c'è qualche comunicazione che bisogna fare per quanto riguarda il firmacopia, preside, che dobbiamo dire, vuoi salire da me? Vieni, così magari facciamo... Vorrei anche fare una domanda. Volentieri, sentiamo. Dimmi. Allora, questa è una domanda da parte di mia madre, ma se i fulmini non cadono, quindi salgono, perché si dice che è caduto un fulmine?
Allora, intanto il fulmine è uno sfregamento, delle cariche elettriche che si formano all'interno delle nuvole. E chi ha detto a lei che il fulmine sale? Cioè significa che si produce a terra e sale su? Non credo, mi stai dicendo una cosa un po' che mi risulta strana. Fatto sta che esiste il parafulmine sulle case, e quando un fulmine si crea nelle vicinanze lo attira, ma se partisse da terra non andrebbe dal parafulmine, non capisco. Quindi il fulmine cade? Sì, cade. Mi stai facendo venire un dubbio strano, ma cade in realtà, viene, in realtà è sfregamento delle nuvole. Prego, preside. No, mi viene in mente, io poi privilegio anche sempre l'aspetto anche utilitaristico di quello che ci serve. Infatti ho detto, può essere anche le può offrire dell'input noi docenti, in modo da imparare loro un nuovo modo di fare scuola e coinvolgere di più. Certo. Nell'immediato post valutazione scrutini del primo quadrimestre, lei che cosa suggerirebbe come approccio metodologico al docente che deve far recuperare e allo studente, diciamo in maniera smart? Ok, in questa scuola c'è... Faccio una domanda, in questa scuola c'è la regola barra abitudine che se uno studente viene a un'insufficienza in una materia, facciamo finta in matematica, deve recuperare gli argomenti del primo quadrimestre? Sì, allora... C'è il famoso compito di recupero. Allora, cioè, sì, abbiamo l'obbligo, proprio lo prevede il decreto legislativo 62/2017, che la scuola attivi strategie di recupero degli apprendimenti, quindi corsi di recupero. Lo studente può anche decidere di recuperare in autonomia, oppure però il deve fare... può fare una pausa didattica, ma bisogna recuperare necessariamente le insufficienze del primo quadrimestre. Allora, permettetemi di dire che io questa... Voi vi ricordate quando noi eravamo studenti? Sta roba qua non c'era. Questa roba qua non c'era quando eravamo studenti. Cioè se io venivo rimandato, cioè se io avevo un'insufficienza al... Io ho avuto per esempio l'insufficienza al primo quadrimestre, mi ricordo il secondo anno, in matematica, in fisica, in francese e in latino. Però non avevamo l'obbligo del recupero degli argomenti del primo, perché questa secondo me è una cosa fuori da ogni grazia di Dio. Perché un ragazzo che sta studiando dovrebbe, e non ce l'ha fatta, cioè ha preso l'insufficienza, in realtà dovrebbe concentrarsi su quello che succede dopo, se no succede un casino, perché c'è un sacco di roba da fare. Ora, detto questo però, perché di qui ne parleremo poi col ministero di questa cosa, perché questa cosa va cambiata, secondo me, questa cosa va cambiata, e se avrò voce per cambiarla lo farò. Vi dico solo questo, ragazzi, una recupero smart, come diceva la preside, significa parlate con i docenti con i quali dovete fare sti benedetti recuperi e mettetevi d'accordo nel recuperare prima possibile. Non perdete tempo, perché marzo, aprile, maggio volano e c'è tanta roba da fare. Allora io fossi studente, andrei dalla professoressa e direi: tesorella, ci me la fa? Allora io devo recuperare? Perfetto, mettiamoci d'accordo quali sono gli argomenti che devo fare, A, B, C. Posso fare l'interrogazione? Sì, a posto. Mi siedo sulla sedia oggi, mi do due frustate, mi metto a studiare e vengo a fare l'interrogazione, perché la fregatura è la vostra, non è la loro. La fregatura è la vostra, voi dovete togliere. Se no sapete che succede, che sentite, io non lo so, mi metto nei vostri panni, cioè io sentirei questo senso di frustrazione, perché devo recuperare quello che ho fatto. I professori stanno andando avanti, è un caos, succede un caos. Allora prendete la situazione in mano. Naturalmente io dico ai docenti: se voi potete, date una mano, ma io lo so che noi la mano la diamo, perché siamo protettivi, lo so il fatto. Ecco perché dico, lo dico a voi ragazzi, per favore non pensate mai che devono essere gli altri che devono risolvere i problemi vostri. Lo sai perché? Perché poi finisci il liceo, a scuola superiore, e ti rendi conto che i problemi non te li risolve nessuno se non tu. Sei tu che ti risolvi i tuoi problemi, gli altri non gliene frega niente. C'ha un vantaggio la scuola superiore, i docenti, sapete che vantaggio hanno oggi?
che sono molto protettivi. Vi giuro, ve lo dico, io non voglio difendere la mia categoria, ma siamo troppo protettivi. Allora dico a voi, date uno schiaffo, svegliatevi, perché se il professore ti ha messo 4, comincia a pensare, ma se mi ha messo 4, è colpa sua, poi apri gli occhi e di, ma è veramente colpa sua? Non è che c'è un pezzettino di responsabilità che dipende da me. No, ma io quell'argomento non l'ho trovato sulla fisica che ci piace, perché non l'ha fatto la fisica che ci piace, il professore non lo spiega bene, ho preso 4, è colpa sua. Vi prego, stanotte, prima di andare a dormire, pensate un attimo a questa cosa. Non dovete sempre scaricare le colpe sugli altri. Cominciate a pensare in termini di un vostro limite. Voi dovete uscire fuori da quel limite. Fuori da quel limite significa che mi sono messo d'accordo con la professoressa, professoressa, io dopo domani vengo a fare l'interrogazione e recupero, perché tempo non ne voglio perdere. I 2 giorni successivi ti chiudi in camera, avvisi, non rompete le palle, io devo studiare per la professoressa di storia, devo fare l'interrogazione, non mi scocciate, nessuno entri, e studiate 12 ore di fila, mercoledì e giovedì, andate dalla professoressa venerdì, fate l'interrogazione, e andate avanti nella vita. Questo significa prendere la vita, io vorrei usare una parola, non la dico, prendere la vita per il colletto, diciamo così, perché voi avete la situazione in mano. È vostra, è tua, non è sua. Non potevo chiedere insegnante la storia. Ma pensano più tu. Una lezione di vita. No, per questo voglio dire, capito? Io avrei potuto salire qui sopra, preside, e dire no, non vi preoccupate, è tutta colpa degli insegnanti. Ma non è così. Poi io non sto dicendo, attenzione, io non sto dicendo. Anche se pure gli insegnanti devono attuare una didattica personalizzata, nel senso, se un docente si rende conto che un ragazzo non ha acquisito i contenuti, non è che va avanti, assolutamente no. Pure la pausa didattica è finalizzata. Ci mancherebbe, cioè, infatti. Io infatti vorrei in quel... che lei anche mi desse un suggerimento per come fare a vincere le resistenze di alcuni docenti che perseverano nella didattica per conoscenze, nonostante le linee guida parlino della didattica che attua lei e che è quella che risulta vincente. Di farsi un giro. Quello. Anche a quei docenti dico di farsi un giro, perché esistono tante fiere dell'apprendimento, non il corso di formazione, il PowerPoint, che so, 10 anni che facciamo il PowerPoint. Di farsi un giro, c'è la fiera la settimana prossima, fiera didatta a Firenze. Ascoltate, guardatevi intorno, io sto parlando a questa categoria di docenti che credono solo nella didattica frontale, ma penso che siano pochi, non so, posso credere che ce ne siano tanti. Fatevi un giro, rendetevi conto di quanta bellezza c'è intorno e che loro sono molto molto diversi. La cultura e l'apprendimento sono andati così per decine d'anni, arrivati gli smartphone hanno fatto così. Quindi ora l'apprendimento è diventato stretto, smart, diceva la preside, io sono perfettamente d'accordo con questa parola. Smart non vuol dire semplice, smart non vuol dire banale, vuol dire smart, vuol dire intelligente, vuol dire ritmico, che guarda chi ha di fronte, io di fronte a quella classe, io di fronte a quei ragazzi, devo fare questo tipo di lavoro, devo lavorare in maniera scomoda. È scomodo dividere la classe, è scomodo pensare che ci siano 2-3 tipi di apprendimento, è comodo sedersi qua, buongiorno, questa è la lezione di storia, pipiripipipi, arrivederci, grazie, quello è scomodo, puoi essere preparato quanto vuoi, ma è comodo così, va bene? Preside, io vi ringrazio, ditemi che cosa si fa di là, non so, avvisatemi. Solo qualche foto, però la firma di tutti. La firma copia di là. Ma vogliamo dare qualche indicazione per il firma copia? Che dobbiamo dire? Sì, andiamo dall'altra parte. Allora, grazie, ragazzi. Ciao! Il contingente sta arrivando con i colpettini.
vai.